a tutti. Io, a differenza degli altri, cercherò di settorializzare molto il mio intervento. Se dobbiamo parlare per ora del Movimento 5 Stelle, c'è tutto il contrario di tutto. Io tema questa mattina è: c'è sinistra del Movimento 5 Stelle. Il che non significa il Movimento 5 Stelle di sinistra, è un altro ragionamento. Proprio se è importante valorizzare questo aspetto per molti motivi, anche perché se oggi diciamo che la sinistra non c'è più, forse non è vero, è in delle forme diverse da quelle che finora abbiamo conosciuto, quindi questa è una buona notizia per noi. E poi perché magari questa sinistra che c'è nel Movimento 5 Stelle, magari un domani chissà come se potrà uscire fuori ed emanciparsi. Io vorrei sapere tra voi presenti, quanti non hanno mai sentito questa frase? Cioè, io votavo in Fondazione Comunista, ma stavolta mi sono rotto votando 5 Stelle. Chi è che non l'ha mai sentita? Allora, le cose sono queste. Noi oggi rubrichiamo il Movimento 5 Stelle a destra, cripto fascista, populisti, demagogici. Le questioni sono tre. Queste persone che una volta votavano Rifondazione erano di destra, però prima votavano Rifondazione per motivi ancora sconosciuti, oppure queste persone erano di sinistra, continuano ad essere di sinistra, ma hanno trovato nel Movimento 5 Stelle uno sbocco, oppure appunto il Movimento 5 Stelle ha delle caratteristiche che sono in qualche modo catalogabili a sinistra. Allora, prima cosa dobbiamo dire che in effetti l'elettorato del Movimento 5 Stelle ha una provenienza non trascurabile nel punto di sinistra. Classe sociale che una volta trovava una rappresentanza in gran parte a sinistra, oggi, come gli operai, i dipendenti pubblici, si sono buttate sul grido, quindi dobbiamo farci delle domande. Al di là dei numerosi studi e sondaggi, io faccio un esempio che mi riguarda la mia città, cioè Livorno. Nel 2006 a Livorno Rifondazione prese il 12,5%. E se si aggiungeva i voti di PC, di Verdi, diciamo la rivoluzione civile nelle ultime elezioni, si arriva al 20-21%. Con 2 mesi fa, Rivoluzione civile più sembra ha preso l'8%, mentre il Grillo, l'alloggio attuale, ha preso il 27%. Quindi i voti che erano nostri sono stati dimezzati, mentre il Grillo, che ci ha preso tanti voti. Ma l'esempio di Livorno è uno dei tanti, perché i quartieri operai di Torino, del Sulcis, quartieri tamburi di Taranto, lì il Grillo tocca delle percentuali ancora superiori. Quindi un dato di fatto è che l'elettorato classico del Movimento 5 Stelle è stato prosciugato anche e non solo della sinistra di male, è stato prosciugato anche non solo dalla crescita del Movimento 5 Stelle. Quindi tocca domandarsi perché. E lo si può fare se si trovano dei punti di contatto tra quelli che erano e che sono le nostre battaglie e quelli del Movimento 5 Stelle. Per fare questo io tento sempre di non toccare l'argomento Grillo Casaleggio e le evidenti contraddizioni che hanno, perché è un altro discorso, ma se parliamo di programmi, allora lì si vedono delle affinità. Io vorrei partire dal cavallo di battaglia principale del movimento, cioè la battaglia contro la casta. Se ne facendo raramente, ma nel 78 il referendum, il primo referendum per l'abolizione del finanziamento pubblico fu promosso dai radicali, ma anche dalla Democrazia Proletaria. E c'era questo slogan, fratelloni, che recitava così: più soldi prendono dallo Stato, più si allontanano dalla gente. I grillini oggi insistono molto, e a volte rasentano anche il marossismo, sul concetto di politica intesa come servizio, cioè come impegno personale a favore della collettività, ma non è una cosa che si sono inventati loro, cioè è la nostra storia. È un tema che
diciamo, ci hanno rubato anche la questione morale. La questione morale non si è diventata nel periodo, si è diventata nell'inverno. E mi perdonerete se cito di nuovo la democrazia comunitaria. Il suo statuto prevedeva un massimo di 2 mandati parlamentari per lo vedere. Tentò di rivertere un meccanismo alla base anche la votazione dei propri eletti, poi non si fece nulla perché era troppo complicato, però c'era già questa domanda. Quindi la battaglia del Movimento 5 Stelle riconosciuta, che oggi definiamo a volte anche demagogica, in realtà era una battaglia nata a sinistra, e che la sinistra forse ha fatto l'errore di sottovalutare o non valorizzare al meglio. Ora, programma del Movimento 5 Stelle alla mano, io leggo alcuni punti. Sicuramente li conoscete abbastanza familiari. Insegnamento della Costituzione è stato obbligato per i rappresentanti pubblici. Stabilizzazione della dorsale telefonica. Abolizione della legge Biagi. Introdurre la responsabilità degli istituti finanziari sui prodotti proposti con una compartecipazione alle eventuali perdite. Introduzione di un tetto per gli stipendi del management delle aziende quotate in borsa e delle aziende con partecipazione rilevante o maggioritaria dello Stato. Sostenere le società no profit, sussidi di disoccupazione garantito, disincentivi alle aziende che generano un danno sociale, potenziamento dei mezzi pubblici a uso collettivo e dei mezzi pubblici a uso individuale, blocco immediato della tabella scusa. Garantire l'accesso alle prestazioni essenziali del Servizio Sanitario Nazionale universale e gratuito, ticket proporzionali al reddito delle prestazioni non essenziali, investire su consultori familiari, finanziare la ricerca indipendente attingendo ai fondi destinati alla ricerca militare, promuovere e finanziare ricerche sugli effetti sulla salute, in particolare legate alle disuguaglianze sociali e all'inquinamento ambientale dando priorità ai ricercatori indipendenti. Introduzione del reato di strage per danni sensibili e diffusi causati dalle politiche locali e nazionali che comportano malattie e decessi dei cittadini nei confronti degli amministratori pubblici, risorse finanziarie dello Stato erogate solo alla scuola pubblica. Diciamo che sono tematiche che possiamo sentire familiari. Passando anche non direttamente al programma, ma alle cose che sono, che vengono pubblicate sul blog di Grillo. L'ambientalismo spinto, anche quella, una radice sinistra, non sarebbe data Beppe Grillo, quindi lo sviluppo delle energie rinnovabili, non nucleari, termovalorizzatori, la riconversione ecologica dell'economia, il risparmio energetico, la riduzione dei trasporti, l'acqua pubblica, rispetto alla biodiversità e via dicendo. Sul lavoro, la critica alla precarietà, lo slogan lavorare meno, lavorare tutti, non sarà inventato Grillo, lo dice continuamente sui comizi e tra l'altro riscuote un grande successo. È uno slogan della sinistra extraparlamentare degli anni 70. Insieme ai matrimoni gay, la critica, spesso anche si aggrada alla finanziarizzazione, alla proposta un po' generica di nazionalizzare alcune banche, di congelare il debito, di riconsiderare la permanenza nella zona euro, poi lo stop alle spese militari, anche l'abbassamento delle pensioni d'oro, una cosa che dice spesso anche Paolo, una cosa che dice Paolo non viene considerata perché è comunista, la nazionalizzazione dell'IVA, la presa di posizione contro la retorica nazionalista, l'attacco al concetto di esportazione della democrazia in Iraq, in Afghanistan, in Libia e via dicendo. 2 giorni fa sul settimanale di Beppe Grillo lui citava come editoriale e serve. Il capitalismo finanziario non è il capitalismo produttivo, è il suo parassita che deroga i capitali del primo della speculazione. Ma il capitalismo produttivo è attualmente corrotto dalla produttività e dalla competitività che, come abbiamo visto, vanno a scapito dei lavoratori, sottoposti a condizioni massacranti da licenziamento. Solo delle imposte doganali regionali e temporali, la riforma dei sindacati e più in generale quella della sinistra potranno frenare, come è accaduto in passato nelle azioni occidentali, i peggiori eccessi dello sfruttamento. Questo è l'editoriale di Beppe Grillo di questa settimana, cita il serio, lui parla di
riforma dei sindacati e della sinistra. Quindi, bene o male, tenta di richiamarsi a quella storia che è la nostra storia. E poi c'è anche il continuo, negli ultimi mesi, il continuo riferimento all'America Latina, capace di emanciparsi dalle politiche dettate dal Fondo Monetario Internazionale. Ha parlato molto dell'Ecuador, di Correa, e c'è questo deputato, diciamo Alessandro De Battista, scriveva queste cose sul blog di Grillo, era dedicato affidato a lui. I movimenti sociali ecuadoriani si incontrano con quelli argentini, brasiliani con peruviani. Sanno di essere tutti quanti sulla stessa parte, discutono, propongono, provano documenti, lottano. Si sono incontrati lo scorso luglio a Rio de Janeiro in occasione del vertice di Rio 20, hanno smascherato le insomme del capitalismo verde, delle lobby finanziarie, delle Nazioni Unite che parlano di sicurezza alimentare quando dovrebbero approfondire il concetto di sovranità. Le organizzazioni latinoamericane presentano soluzioni come l'economia contadina, la riforma agraria integrale, l'implementazione di un modello energetico decentrato basato sull'autoproduzione. Si può anche accettare chi non vuole combattere, ma non chi sostiene che il mondo non si possa cambiare perché i problemi sono troppo gravi. Non c'è figura più deplorevole di colui che davanti all'ingiustizia, a un disagio, a uno scandalo, sa soltanto dire beh, così, è fatto così da per tutto. Diciamo che sono, io ho fatto questa carrellata in un modo noioso, no, per dimostrare. Ovviamente sono esempi di parte rispetto al tema che sto affrontando, che c'è una radice di sinistra nel Movimento 5 Stelle, ci sono interventi sul blog, parte del programma che hanno origine, come diceva anche Giorgio prima, hanno detto tutti rispetto ai temi classici della sinistra, e anche gli eletti del Movimento 5 Stelle non sono tutti uguali, non sono tutti dei burattini, sono, diciamo che il Movimento 5 Stelle si può catalogare, si può suddividere in tre categorie diverse. Ci sono gli ortodossi, quelli che domani Grillo invita a buttarsi dalla finestra, loro si butteranno dalla finestra, sono diciamo anche la maggior parte, perché Grillo con le espulsioni, come parlavamo prima, ha dato un segnale importante, si fa come dico io, altrimenti fuori. C'è una parte più pragmatica che riconosce il Grillo, il megafono. Senza Grillo, il Movimento 5 Stelle non so quanti voti dovrebbe avere. Io credo molti pochi, perché la società, diciamo, mass media è la nostra. Se non hai il megafono, la figura di riferimento, non hai molto successo. E poi c'è una terza categoria, che è quella che cui noi dovremmo guardare più interesse, che è più movimentista, più vicina alle lotte dei territori. Sono ragazzi che magari qualche anno fa militavano come semplici magari attivisti, anche di fondazione, verdi. Addirittura c'è un senatore eletto in Basilicata che viene dai CAP, fino a 4 anni fa era nei CAP, e i CAP stessi all'ultima elezione hanno invitato per motivi di appunto, quindi per dimostrare che esiste questo, chiamiamo, problema. Io credo che sia un errore quello di voler per forza etichettare il Movimento 5 Stelle, cercando di dare una patente specifica, poi ognuno le dà la patente che più attiene rispetto alla propria sensibilità. Facciamo spesso questo errore. E non si tratta quindi di sentenziare il Movimento 5 Stelle di destra, di sinistra, cos'è, insomma, non si tratta di fare questo, ma di rendersi conto che si fa portatore di alcuni nostri valori, magari a loro insaputa, come Scajola, loro portano avanti i valori di sinistra senza sapere di farlo, senza un'analisi, senza appunto i testi sacri che ci contraddistinguono. In questo senso io, se posso esprimere la mia opinione, il Movimento 5 Stelle a me ricorda molto la Democrazia Cristiana, Roberto parlava del DC, diciamo che riguarda la DC, perché la votavano tutti, gli operai, i lavoratori diretti, gli imprenditori, grandi, piccoli, industriali. Il Movimento 5 Stelle è come un grande supermercato, tu a destra trovi i prodotti dell'agricoltura biologica, a sinistra trovi il grande scaffale con i prodotti della Nestlé. Quindi
non è facile e non è neanche possibile dare delle patenti specifiche. Concludendo, io lascio con una domanda che è la domanda delle domande: perché il Movimento 5 Stelle ha questo successo? Perché chi si riconosceva nella sinistra adesso ha fatto questa scelta per il Movimento 5 Stelle? Questa è una bella domanda. Io penso che il loro slogan, di destra e di sinistra, siano solo tutti uguali, ha un successo. Perché negli ultimi 20 anni, purtroppo, le politiche di centro-sinistra e di centro-destra si sono somigliate molto. Quindi la gente non è più riuscita a trovare una differenza vera rispetto alla propria vita. Se c'era il centro-sinistra o c'era il centro-destra, non cambiava niente, poi alla fine chi pagava erano sempre soldi. Le parole sono sempre state riformismo, flessibilità, meritocrazia, responsabilità, mercato, competitività. 20 anni buttati indietro a questi concetti da parte della destra, da parte di una certa sinistra. Quindi il Movimento 5 Stelle non è la causa del problema per quanto riguarda, ma è l'effetto di un problema. Quindi prima di fare un professore, come molto spesso facciamo, e di giudicare dall'esterno, secondo me bisognerebbe anche cercare di capire perché appunto il Movimento 5 Stelle al 25%. Io penso che quello appunto che stiamo facendo oggi vada in ottima direzione. Io ho visto dei commenti un po' negativi, invece secondo me questa è la strada da percorrere. Grazie. Bravo.